Max Pucci, ci ritroviamo anche quest'anno, 11ª edizione. In 4K ti facciamo. Senti, che cosa dobbiamo aspettarci? Ogni anno ci sorprendete sempre. Ecco, ma mi fa piacere che siete sorpresi, ma io l'ho avuto questo, quando facevo la programmazione, no, leggevo ovviamente che cosa diceva gente di noi, Rock in Roma vi odio, oppure aspetta, vieni un attimo Sabrina, sì vieni un secondo solo, vieni qui. Qual era la frase più celebre che noi volevamo fare le magliette, che volevamo fare le magliette sui social che usciva quest'anno? Ah, siete delle brutte persone o maledetti? Se Rock in Roma siete delle brutte persone o Rock in Roma, io ero contento perché crea interesse, l'interesse, niente, Sabrina è una delle persone che fa parte di Rock in Roma dall'inizio insieme a Cristina, Monica, Martina, tutti, una grande squadra, che fa sì che dopo 10 anni continuiamo, malgrado siamo una piccola società privata e non chiudiamo ancora, via qual è? Perché noi abbiamo idee nuove e idee nuove vuol dire creare interesse nella gente e l'interesse della gente nasce anche dalle critiche o da quello che il mercato ci dice, ah fai Car Breve, siete dei pazzi, ma non, che cosa vuol dire pazzi? Avere le arene perene con Coez o Car Breve o con Geax o Salmo, ma per me è un onore, è un piacere, perché è musica italiana, è musica che piace alla gente, buca il mercato. Bellissimo fare il Roger Waters al Circo Massimo, ma ha fatto più Coez che Roger Waters. Senti, torna il secondo palco, questa volta non si chiama più Italian Wave, ma insomma Red Stage. Cosa dobbiamo aspettarci a questo palco? Beh, sono 31 concerti totale, vuol dire un'anima diversa, un palco da 4-5 mila persone, una cornice eccezionale, la cornice riprende una storica manifestazione romana già all'epoca a me venivano certe emozioni e certe idee guardando il posto all'interno di Capannelle dove facevano all'epoca i concerti in questa manifestazione, e oggi noi riproponiamo quelli che saranno i protagonisti nelle arene, negli stadi in Italia, e la realtà è questa, perché nel 2016 c'era Coez nel nostro piccolo palco con 4.000 persone, però Coez poi ha riempito il festival dopo, voglio dire. Quindi. In conferenza stampa Sergio diceva che state studiando altre idee, aprirvi magari, no, al cinema o all'arte, anche per diventare proprio un punto di riferimento culturale. Di cultura, di aggregazione, ma non è meglio invece rimanere fedelissimi alla musica? Ma sì, ma poi a noi piace dare nuova linfa al nostro progetto, alla nostra estate, voglio dire. Poi arriviamo ad agosto che non ci reggiamo in piedi, però è divertente anche magari fare delle mostre all'interno di Capannelle o dalla stessa Ostia Antica, che ripercorrono la cultura della musica legata al cinema, potrebbe anche essere questo. Sai, io ieri sera appunto vedevo nella mia piccola cinema di casa Bohemian Rhapsody, e alla fine del film la lacrimuccia era... Voglio dire, anche questo, vedi, sono sperimentazioni del cinema unite alla musica. Potremmo farlo anche noi, che facciamo e creiamo festival e creiamo interesse culturale. Quindi uno non perderebbe l'identità? Assolutamente no, nella maniera più assoluta. Non la perdo neanche io, l'identità non la perdiamo neanche quando scegliamo di fare artisti, anche quando facciamo gli anatema, oppure quando facciamo Franco 126 o Car Brave. Ma l'identità è, anzi, per me è un onore. Sono felice che vogliono essere ai miei festival. Sono onorato che siano partecipi ai miei festival e non mi faccio problemi per niente ad ospitarli per fare cultura insieme a loro, perché cultura a 365 gradi a tutti gli effetti.